Ciao a tutti e bentornati al mio canale. Oggi andremo a realizzare una nuova borsa. Potete seguirmi sui miei social. Questi sono i materiali che servono per realizzare la borsa. Li troverete anche nell'info box. Con l'uncinetto 3 iniziamo facendo il cappio. Abbiamo 6 catenelle. Prendiamo il primo filo, secondo e terzo, rientriamo nella prima catenella e lavoriamo una maglia altissima doppia. 2 e 3, di nuovo 1, 2 e 3, rientriamo qui e lavoriamo 1, 2 e 3, chiudiamo con una catenella, di nuovo lavoriamo 6 catenelle. Avvolgiamo 3 volte, rientriamo qui dove abbiamo chiuso, vedete qui, e lavoriamo 1, 2 e 3, senza chiudere. Avvolgiamo 3 volte, rientriamo e facciamo 1, 2 e 3. Chiudiamo con una catenella e di nuovo 1, 2, 3, 4, 5 e 6. 1, 2 e 3. Rientriamo qui dove abbiamo chiuso e lavoriamo una magliettissima doppia. 1, 2, 3, rientriamo e lavoriamo una maglia altissima doppia, chiudiamo e una catenella, lavoriamo altri 10 petali per completarli 13. Ho terminato di lavorare i 13 petali, il tredicesimo non l'ho chiuso perché dovevo andare a lavorare 3 maglie altissime in questo secondo petalo. Quindi carichiamo il filo 1, 2 e 3, entriamo in questo punto e lavoriamo una maglia altissima. Di nuovo nello stesso punto, di nuovo non dobbiamo chiudere. Carichiamo di nuovo 1, 2, 3, entriamo in questo petalo e lavoriamo 3 maglie altissime doppia. Adesso abbiamo 9 assole e chiudiamo tutte insieme. Una catenella, abbiamo questi petali in questo modo. Adesso facciamo 6 catenelle, 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Rientriamo in queste e lavoriamo 2 maglie altissime. Carichiamo il filo 3 volte, entriamo e lavoriamo una maglia altissima. Carichiamo il filo, entriamo e lavoriamo una maglia altissima doppia, magari così si chiama. Di nuovo carichiamo 1, 2, 3, entriamo in questo punto dove abbiamo fatto l'ultimo petalo e lavoriamo 3 maglie altissime, entriamo, lavoriamo 3, una maglia altissima, entriamo, lavoriamo una maglia altissima, di nuovo 1, 2 e 3, entriamo in questo petalo successivo e lavoriamo 3 maglie altissime, adesso abbiamo di nuovo 9 assole.
chiudiamo insieme una catenella per chiudere e facciamo di nuovo 6 catenelle. Carichiamo il filo 3 volte, rientriamo e lavoriamo una magliettissima, di nuovo una magliettissima. Quindi dobbiamo ripetere il passaggio che abbiamo fatto qui. Adesso che abbiamo lavorato il primo petalo, il secondo petalo lavoriamo qui senza chiudere, il terzo petalo lavoriamo qui senza chiudere e chiudere assieme. Quando chiudiamo assieme dobbiamo salire con 6 catenelle e lavorare 2 maglie altissime come abbiamo fatto qui. Dobbiamo continuare fino ad arrivare alla fine. Arrivando alla fine della riga, questa è la prima riga, ho lavorato l'ultimo petalo, vedete ce ne ho già 3 e 9 assole. Chiudiamo e facciamo una catenella. Adesso dobbiamo fare 6 catenelle, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e giriamo il lavoro. Si inizia sempre facendo 6 catenelle prima di fare il primo petalo. Questo sarà il motivo che andremo a ripetere per 4 altre 3 righe, perché dobbiamo avere 4 righe così e poi cominceremo le diminuzioni. Adesso faccio il secondo petalo lavorando a metà e poi finendo qui e continuate a lavorare fino ad arrivare alla quinta riga. 6 catenelle, carichiamo il filo 1, 2, 3, rientriamo qui e lavoriamo una maglia altissima. Di nuovo 1, 2, 3, rientriamo qui e lavoriamo una maglia altissima. Chiudiamo, lavoriamo 1, 2, 3, 4, 5, 6, carichiamo il filo. Entriamo in questo e lavoriamo una maglia altissima. Di nuovo adesso non dobbiamo chiudere, carichiamo il filo 3 volte, entriamo in questo qui dove abbiamo iniziato la seconda riga e lavoriamo 3 maglie altissime, carichiamo il filo senza chiudere, perché per chiudere dobbiamo avere sempre 3 petali. Di nuovo carichiamo il filo 1, 2, 3, entriamo nel successivo e lavoriamo 3 maglie altissime. Adesso abbiamo 9 assole, chiudiamo tutte e 9 assieme e una catenella. Di nuovo per salire dobbiamo fare sempre 6 catenelle. Carichiamo il filo e lavoriamo 2 maglie altissime. Entriamo in questo punto, lavoriamo altre 2 di nuovo, carichiamo il filo, entriamo nel successivo questo e lavoriamo 3 maglie altissime. Chiudiamo tutte e 3 assieme una catenella. Quindi dobbiamo continuare a ripetere questo fino ad arrivare alla fine della riga, della seconda riga, che concluderemo qui in questo punto qui.
quindi continuiamo salendo con 3, con 6 catenelle, 2 maglie altissime, 2 maglie altissime senza chiudere, entrando in questo lavoriamo 3 maglie altissime, che sarebbe un altro petalo. Per completare il terzo petalo entriamo qui e lavoriamo e poi chiudiamo assieme e avremo questo qui, 1, 2, 3 petali. Continuiamo fino alla fine della riga. Arrivando a questo punto carichiamo, andiamo a lavorare 3 maglie altissime qui, andiamo a lavorare 3 maglie altissime per chiudere la riga. Chiudiamo tutto insieme. E una catenella. Dobbiamo ripetere la seconda sequenza per la terza e la quarta riga. La quinta riga la faremo assieme perché andremo a fare la diminuzione. Quindi lavorate la terza e la quarta riga. Ricordate che si sale sempre con delle 6 catenelle. Giriamo il lavoro e poi lavoriamo il primo petalo. Si chiude. Continuiamo a finire la terza riga e poi la quarta riga. Ho terminato di lavorare la quarta riga. Saliamo con 6 catenelle, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Giriamo il lavoro. Quinta riga, carichiamo il filo 3 volte e lavoriamo una maglia altissima. Carichiamo. Chiudiamo una catenella, 6 catenelle, carichiamo 3 volte, lavoriamo una maglia altissima doppia, mi sembra. Finendo così, carichiamo il filo. Chiudiamo. Adesso dobbiamo ripetere uguale così come abbiamo sempre lavorato. Questa è la prima, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dobbiamo farlo fino ad arrivare al sesto petalo e poi dobbiamo fare la diminuzione qui.
Ho lavorato 1, 2, 3, 4, 5, 6, ma siccome per chiudere questo dobbiamo entrare nel settimo petalo, adesso facciamo la prima diminuzione. Carichiamo 2 invece di 3, entriamo qui e lavoriamo una maglia altissima. Di nuovo 1 e 2, entriamo. Adesso non dobbiamo lavorare il terzo, chiudiamo tutto assieme. Di nuovo carichiamo 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Lavoriamo con 3, qui, 3. In questo dobbiamo lavorare con 2, 1 e 2, entriamo. 1 e 2, entriamo in questo petalo, carichiamo 1, 2, 3, entriamo qui e lavoriamo normale. Chiudiamo tutte assieme, quindi si vede che qui abbiamo solo 2 e 2 e sono maglia altissima, lavorato maglia altissima. Questa deve essere maglia altissima doppio, questo qua con 3. Quindi continuiamo a lavorare normale fino alla fine con 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3. Avvolgiamo 3 volte. 1, 2, 3, 1, 2, 3, entriamo, chiudiamo tutto assieme, continuiamo così fino alla fine. Ho terminato di lavorare la quinta riga, saliamo con 6 catenelle, giriamo il lavoro, dobbiamo lavorare la sesta riga, carichiamo 1, 2, 3 e lavoriamo maglia altissima doppia. Di nuovo 1, 2, 3, chiudiamo 6 catenelle, avvolgiamo 3 volte, maglia altissima doppia, entriamo qui. Chiudiamo assieme una catenella. Adesso vi spiego per la sesta riga. Allora dobbiamo lavorare 1, 2, 3, 4, 5. In questi due dobbiamo fare la diminuzione. Quindi lavoriamo 1, 2, 3, 4 e 5 e ci vediamo per fare le diminuzioni qui a centro. Ho lavorato 1, 2, 3, 4 e 5 per completarlo, per entrare qui nel sesto petalo, carichiamo 2, 1, 2 e lavoriamo. Carichiamo di nuovo 1 e 2 e lavoriamo.
una maglia altissima, chiudiamo assieme 1 2 3 4 5 6 1 2 3 Adesso dobbiamo lavorare con due solo, quindi 1 e 2, di nuovo 1 e 2, dobbiamo lavorare due qui, 1 e 2, di nuovo 1 e 2, maniatissima, e chiudiamo assieme. 1 2 3 4 5 6 1 2 3 lavoriamo qui normali petalo con maglia altissima doppia 1 2 e lavoriamo qui 1 e 2 1 e 2 maglia altissima e poi qui lavoriamo normale 1 2 3 Ecco, se abbiamo completato questa diminuzione, chiudiamo 1, 2, 3, 4, 5, 6. Lavoriamo maglietta doppia, magliettissima doppia. Lavoriamo normale qui. Chiudiamo una catenella. Adesso vi faccio vedere le diminuzioni. Quindi abbiamo fatto 1, 2, 3 e 4 qui con maglie altissime, mentre nella quinta abbiamo fatto solo 2, quindi abbiamo una diminuzione qui, abbiamo due diminuzioni qui. Quindi continuiamo fino alla fine, normale. Ho terminato di lavorare sesta riga. Saliamo 1 2 3 4 5 6 giriamo il lavoro. Questa è la settima riga, dobbiamo lavorare 1 2 3 4 5 6 nel settimo dobbiamo fare la diminuzione perché abbiamo fatto prima le due diminuzioni, 4 diminuzioni, andiamo a fare un'altra 2 in questa riga. Continuiamo a lavorare la sequenza come abbiamo fatto sempre, poi ci vediamo per la diminuzione. Ho lavorato 1, 2, 3, 4, 5, 6. Per andare a fare la diminuzione nel settimo, dobbiamo fare caricare due volte, entriamo qui e lavoriamo 2. Quindi maglia altissima 1 e 2, entriamo qui e lavoriamo e 2, maglia altissima e chiudiamo il lavoro 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, lavoriamo maglia altissima doppia 1, 2, 3, 1 e 2. Per completare questo petalo 1 e 2 maglia altissima 1 e 2 e lavoriamo 1 e 2 maglia altissima in questo lavoriamo normale maglia altissima doppia 1 2 3 entriamo qui 1 2 e 3 e chiudiamo e così abbiamo completato questo 1 2 3
4, 5, 6, 1, 2, 3, maglia alta, maglia altissima doppia, maglia altissima doppia, che abbiamo completato questo, quindi continuiamo fino alla fine lavorando maglia altissima doppia, 3 per ogni petalo. Ho terminato di lavorare la settima riga, adesso dobbiamo andare a lavorare ottava e nona riga, però con la maglia altissima, non con la maglia altissima doppia. Quindi dobbiamo iniziare qui con 3 catenelle, 1, 2 e 3. Giriamo il lavoro, carichiamo 2, entriamo qui, lavoriamo una maglia altissima, carichiamo 2, entriamo qui, lavoriamo una maglia altissima, chiudiamo e lavoriamo 1, 2, 3, carichiamo 2, entriamo qui. Carichiamo 2, entriamo qui, lavoriamo una maglia altissima, carichiamo 2, entriamo qui, una maglia altissima, una maglia altissima, una maglia altissima, carichiamo 2, entriamo qui, una maglia altissima, 2, una maglia altissima, 2, una maglia altissima, chiudiamo tutte e tre assieme e una catenella. Allora vedete che tipo di petalo che forma più piccola di questa qua, più piccolo di questo qua, quindi dobbiamo andare a ripetere questa sequenza sempre uguale, soltanto che dobbiamo caricare 2, 1, 2, 3, 4 e 5 e le diminuzioni dobbiamo farla 1 e 2 con maglia altissima, però lavorando a 2 e 2 per ogni petalo. Facciamo un altro e così continuiamo e poi facciamo un altro qui, 1, 2, 3, 1, 2. Uno e due. Carichiamo 1 e 2, entriamo qui, 1 e 2, entriamo qui, 1 e 2, e successivo, 3 catenelle. Quindi ripetiamo per 1, 2, 3, 4 e 5 e ci vediamo qui per fare le diminuzioni. Ho lavorato 1, 2, 3, 4 e 5. Adesso dobbiamo fare le diminuzioni 1 e 2. Quindi i petali che faremo qui li faremo con 2 maglie altissime invece di 3 maglie altissime. Quindi per completare questo qua, 1 e 2, entriamo qui, lavoriamo 1. E 2, chiudiamo 3 catenelle, lavoriamo un petalo, carichiamo 2, entriamo qui, lavoriamo un petalo con 2 maglie altissime invece di 3, anche qui lavoriamo con 2. Chiudiamo 3 catenelle,
lavoriamo un petalo, lavoriamo un petalo qui con due. Vedete così abbiamo completato le quattro diminuzioni, 1, 2, 3, 4. In questo lavoriamo il petalo con 3 maglie altissima. Chiudiamo. Lavoriamo un petalo, lavoriamo qui il petalo con 3 maglie altissima. Chiudiamo 3 catenelle e completiamo queste petali lavorando normale. Normale in questa riga significa lavorare maglia altissima con due che avvolgiamo due volte nell'uncinetto e qui e continuiamo a lavorare fino alla fine della riga lavorando con la maglia altissima. Non con la maglia altissima doppia, ma con la maglia altissima, lavorando i petali normale con 3 invece di 2 delle diminuzioni. Vedete, con questa riga si è diminuita un po' il bordo, quindi dobbiamo andare a fare l'ultima riga, che è la nona riga, salendo sempre con 3, 1, 2, 3, giriamo il lavoro. Qui non dobbiamo fare nessuna diminuzione, dobbiamo lavorare normale i petali, ogni petalo 3, con la maglia altissima, quindi avvolgiamo due volte, entriamo qui, lavoriamo una maglia altissima, 2, una maglia altissima, chiudiamo, 1, 2, 3, 2, una maglia altissima, una maglia altissima, entriamo qui, lavoriamo una maglia altissima, avvolgiamo 1 e 2, entriamo qui, lavoriamo una maglia altissima, di nuovo, una maglia altissima, di nuovo, una maglia altissima, entriamo qui, e chiudiamo tutte e tre assieme, 1, 2, 3, di nuovo, due, di nuovo 1 e 2, entriamo qui, 1 e 2, 1 e 2, e 1 e 2, chiudiamo assieme una catenella, 3 catenelle, quindi ripetiamo i nostri petali con la maglia altissima fino alla fine della riga e così abbiamo completato il nostro pannello. Vedete che ha questa forma un po' così a svolazzare. Per terminare la nona riga, che è l'ultima riga, carichiamo 2, entriamo qui, 2, entriamo qui, 2, entriamo qui, lavoriamo sempre maglia altissima, carichiamo 2, entriamo nell'ultimo
petalo, chiudiamo e facciamo una catenella. Non bisogna lavorare il perimetro, andrà lasciato così. Dobbiamo soltanto tagliare il filo. Da dobbiamo realizzare due di questo che andremo a cucire al pannello centrale, quello fatto di pelle. Questo è adatto alla misura del pannello che ho, che vi ho lasciato già scritta la misura del mio pannello. Se avete il pannello più grande dovete andare a aumentare i giri, magari aumentando i giri qui e poi a stringere. Potete variare come volete, non dobbiamo fare il perimetro. Se dobbiamo irrigidire la borsa dobbiamo fare con un feltro adesivo nella fodera per dare una forma. Ho terminato di lavorare i due pannelli per il laterale della nostra borsa. Adesso dobbiamo andare a cucire sotto prima di montarla poi qui nella fascia che abbiamo preparato. Con l'ago da lana prendiamo il rovescio del lavoro, giriamo, pieghiamo in due il pannello e iniziamo a cucire. Continuiamo a cucire così fino ad arrivare alla fine. Ho terminato di cucire, giriamo il nostro pannello. Dopo aver cucito già il fondo del nostro pannello, devo andare a inserirlo così. Non mi resta che andare a cucire questo laterale qui in questi buchi. Quindi prendo l'ago da lana e filo, inserisco qui dove c'è questa catenella, vedete? E devo passare di qua nel primo buco che si trova. Possiamo anche iniziare da dietro e passiamo il filo. Ripassiamo il filo nel secondo buco. Questo è quello che andremo a fare, cucire fino alla fine. Ho terminato di cucire questo lato, vedete com'è venuto? Questo è il fondo. Adesso andrò a fare la stessa cosa con questo laterale. Vedete, ho cucito proprio applicando, prendendo il secondo filo. Ho terminato di cucire la borsa, questo è il risultato. Adesso ho messo qui un laccio che andrò a farvi vedere come si fa.
è un tipo tubulare lavorato a maglia bassissima e dobbiamo realizzare altre tre per completare la nostra borsa. Con l'uncinetto numero 3 avviamo 60 catenelle. Ho fatto 60 catenelle, adesso dobbiamo lavorare in questa maniera. Guardate, qui abbiamo le catenelle, però la maglia è bassissima. Dobbiamo andare a prendere il filo che sta di dietro, quindi giriamo. Vedete questo sbarretto? Dobbiamo andare a prendere questo qua. È un po' difficile. Prendiamo e lavoriamo una maglia bassissima. Dobbiamo prenderli una maglia bassissima, una maglia bassissima, una maglia bassissima, una maglia bassissima. Vedete come si forma questo tubolare? Dobbiamo continuare a lavorare una maglia bassissima in questo qui. Devo prendere questo qua. Ok, facciamo così fino alla fine. Continuiamo a lavorare maglia bassissima indietro fino alla fine delle catenelle. Arrivando alla fine, vedete com'è venuto tubolare. Prendiamo e chiudiamo con una maglia bassissima, una catenella per bloccarlo. Tagliamo il filo e tiriamo tutto, e così abbiamo il nostro laccio che andremo a cucire alla borsa. Abbiamo lasciato questo pezzettino di filo che noi lo utilizzeremo per cucire il laccio dentro la borsa. Prendiamo l'ago da lana, inseriamo il filo. Qui ho messo i bottoni magnetici per chiudere. Vedete qui dove ho messo questo? Ho lasciato questo, già l'ho inserito per farvi vedere come si va a passare. Io da questo lato adesso devo andare a cucire qui. Poi la borsa va foderata dopo e questo lo copriremo con la fodera. Terminiamo di passare più volte. Andiamo a nascondere il filo qui sotto e sigillarlo. Vi faccio vedere come andrò a passare questo. Passiamo qui, vedete? C'è il primo buco qui. Passiamo qui, vedete qui dove ho passato il primo, quindi passiamo qui. E passiamo qui. Quindi ci aiuta gli spazi che c'è tra le stelle. E passiamo qui, passiamo così, così, centro,
dobbiamo passare così. Ok, abbiamo passato, che poi quando sistemeremo le borse lo tireremo un pochettino così e avremo la nostra borsa in questa maniera un po' arricciata. Andremo a cucire a 3 lacci per i laterali, 2 per questo laterale e 2 per questo laterale, che alla fine andremo a legare qui al fianco. Ho terminato di inserire i lacci, l'ho tirato un po', l'ho legato qui al fianco e il risultato sarà questo, che avrete qua un po' tirato e la chiusura che sta a centro e poi il laterale. Adesso il prossimo passaggio sarà fare la fodera per la nostra borsa. Potete foderarla anche a vostro piacimento. Allora, per preparare la nostra fodera, di solito prendo la stoffa, questa è la stoffa che andrò a utilizzare, la piego in due quando la voglio fare tipo a sacco, a sacca, appoggio sopra, con la matita vado a tracciare tutto intorno e poi lasciare 2 centimetri o 1,5 centimetri in più per poter cucire tutto intorno la nostra borsa, tutto intorno alla fodera e poi sopra piegarla, perché poi quando andrò a inserirla dentro devo cucire poi con l'ago e filo a mano. Quindi vi farò vedere la fodera dopo cucita. Ho terminato di cucire la fodera, ho fatto 2 pezzi come vi avevo fatto vedere, ho cucito i laterali, ho cucito il fondo e poi ho cucito l'angolo così. Ho dovuto rinforzare la fodera con la tela adesiva, potete anche fare con il feltro, vi faccio vedere dentro. Colore tiffane, ho messo la cerniera, ho fatto anche lo spazio per il cellulare. Adesso andrò a inserirla dentro la borsa e poi cucire a mano tutto il bordo. Prendiamo la nostra borsa, prendo la foglia e vado a inserirla dentro. Bene. Adesso andrò a cucire con l'ago e filo a mano, posizionando così. Quindi devo continuare così per tutto il giro della nostra borsa e così la nostra borsa sarà poi pronta per essere indossata. Ecco, la nostra borsa è terminata. Ecco, la nostra borsa è terminata. Ho messo qua i 2 lacci per tirare. Si può allargare e si può anche stringere. Vi faccio vedere l'interno. L'ho foderata. Con questa fodera ho messo la cerniera, anche il lato dove si può mettere il cellulare. Ho messo doppia bottone magnetici. E così la borsa si può indossare a mano, per chi piace a tracolla può anche aggiungere qualcosa altro, a me piace così. Spero che il tutorial vi piaccia, se così fatemelo sapere nei commenti.
Ci vediamo al prossimo tutorial. Ciao!